brutto pezzo di... Ah, questo coso è lercio, lo tengo da tutte le parti, ah! Ah, non vedo un cazzo, devo cambiare le batterie. Ah. Game over, la passo di tre righe. Ma vaffanculo, vaffanculo! Oh, salve, non vi avevo visti. Beh, siamo di nuovo in quel periodo dell'anno. Cioccolata calda, film natalizi, raffreddore e mal di gola. Già, questo è ciò che spiega la mia voce da transessuale brasiliano. Ma ciò è solo il piccolo prezzo da pagare per godersi uno dei periodi più belli dell'anno, il mio periodo preferito dell'anno, il Natale. Questo è il terzo Natale che festeggiamo insieme, qui, voi e Frankie Retron. Nel primo Natale, diciamo che ho perso un po' lo spirito. E poi tre spiriti sono venuti a trovarmi, visioni super inquietanti, ok. Secondo Natale, ho perso un po' lo spirito e ho rovinato il Natale, ma poi l'ho salvato, quindi siamo a posto. Terzo... Sono un po' familiari come trame, eh? Vabbè, quest'anno volevo fare una cosa un po' più rilassata, un po' più tranquilla, cercare proprio il nucleo del Natale, mettersi comodi al calduccio, coperti da una copertina, da delle luci soffuse e giocare un gioco semplice, tranquillo. Siete d'accordo? Molto bene! Quindi andiamo subito a cercare il titolo di oggi nella libreria Atari. Mi sembra perfetto? Cominciamo! Ah, oh, basta? Ho fatto? Basta così? Ah, quel sorriso mi stava uccidendo! Ah, tutti i muscoli della faccia smerdati! Ma come fanno quei cazzoni in televisione a farlo per ore? Ah, Gesù Cristo! Jungle Hunt per Atari 2600. Carino, complesso per un gioco Atari. Mi piace, giochiamolo! Allora, il gioco è semplice ma efficace. Ci sono tre livelli da superare. Una volta superati, il gioco ricomincerà a capo, un pochino più difficile, e così via. Il livello numero 1, pardon, il primo quadro, il primo schema, consiste nel dondolare sulle liane, prendere bene il tempo e saltare. Mamma mia che pro! Il secondo è sott'acqua, dove risalendo il fiume a nuoto dovremmo evitare i coccodrilli in contromano. Inoltre abbiamo una barra d'aria, quando questa si esaurisce siamo morti, quindi dobbiamo assicurarci di respirare frequentemente in superficie. Wow amico, penso che tu abbia bisogno di un medico. Ho sentito gente respirare, il tuo non è respirare. Nel terzo corriamo nella giungla e, premendo l'unico tasto dell'Atari, dobbiamo saltare i massi che ci verranno addosso. Alcuni rotolano, altri saltano, quindi dovremo calcolare bene i tempi. Un concetto semplice che oggi funziona bene in molte applicazioni per smartphone. L'ultima fase, che fa sempre parte del terzo schema, è scavalcare questi indigeni ballerini, ce ne sono tipo due o tre, e salvare la donzella. Fine, il gioco ricomincia, ancora. Segnate il vostro punteggio più alto e sfidate i vostri amici, cosa che non farete mai, ma l'intenzione è quella. Beh, è il bello del gioco Atari, il bello del gioco Atari è la sua semplicità, efficacia, spontaneità. Proprio come il Natale che volevo quest'anno. Quindi, la recensione è finita, tante buone feste, ci vediamo. Ma sembrano quasi zoccoli, campanelli, renne. Vuoi dire che è la slitta di Babbo Natale? Ma io non ho neanche un camino, ho solo una stufa a pellet. Un pacchetto. E una busta, il tutto in anticipo, scritto direttamente da Babbo Natale, immagino. Caro Frankie,
che sono io. Volevo esprimere tutta la mia gratitudine per avermi aiutato a salvare il Natale l'anno scorso. E l'ho rovinato io. Pensavo si sarebbe incazzato. Per questo ho mandato un mio elfo a consegnarti un piccolo pensierino prima di Natale. Tanti auguri, Babbo Natale. Oh wow, è che pensavo se la sarebbe presa per aver rovinato il Natale. Allora se l'è presa. Zoo Race è un orribile titolo PC creato da un gruppo di psicopatici con l'assurda intenzione di avvicinare i giovani alla Chiesa e agli episodi della Bibbia. Infatti il gioco si basa sulla storia di Noè ai giorni nostri. Circa. Il tutto in un gioco di corse, gare. Chi cazzo ha concepito un'idea simile? Un menu ordinato e graficamente perfetto, proprio come il resto del gioco. Il gioco perfetto da godersi con una bella tazza di cioccolata calda. Non ho intenzione di torturarvi facendovi guardare tutto il video iniziale, perché sono magnanimo. Quindi vi farò un breve ma testuale riassunto. Letteralmente per non farvi perdere il brivido che lo sceneggiatore voleva trasmettervi. Questo tizio ama i libri sugli animali e, cito testualmente, tutti gli altri libri sono noiosi per lui. Una sua collega lo critica e gli dice che la Bibbia non è un libro vero. Lui si arrabbia e la sfida in una corsa a piedi. Questo non è il peggio. Come on, Hannah, are you going to race me? Questo è il peggio. Il Dio misericordioso accoglie le critiche della signorina, trasformando tutti in animali e facendoli gareggiare per l'intrattenimento di Noè. I'm a horse now. Troia, io sono un rinoceronte ebreo. And you, Reuben? You're a rhinoceros. Il gioco è chiamato Zoo Race Noah's Adventure 2. E non so se si riferisce al sequel di Noah's Adventure, il gioco senza licenza per Super Nintendo, ma non ne vedo motivo e non ne vedo coerenza, o al sequel del vero passo biblico. Ma quale tipo di droghe miste a gomma piuma e copertoni di Alfa 75 benzina hanno assunto prima di pensare a immaginare la creazione di un gioco simile? E scusate la reazione repentina e poco natalizia, ma ho appena realizzato di cosa cazzo stiamo parlando. Un videogioco di corse sulla Bibbia. Il menu principale presenta diverse voci, ovviamente senza le opzioni, perché Dio vuole che tu giochi a 4/3. Se cliccate The Story, troverete solamente un copia e incolla della storia di Noè. Proprio quello che tutti i bambini vogliono in un videogioco: leggere la Bibbia. Sentite la musica? Beh, che ci crediate o no, questo gioco è non un indie, non un gioco meritevole con poco budget. Questo gioco ha una colonna originale, una soundtrack creata appositamente da artisti pop, dalla dubbia competenza, ma comunque. E le cantanti, sembra che cantino con un bastone di zucchero su per il culo dalla parte del manico. Oh no, come puoi farmi scegliere uno solo di tutti questi bellissimi personaggi? Anna, la cavalla insegnante, Caino, il puma avventuriero, Ruben, il rinoceronte vichingo e visibilmente ebreo, Priscilla, la maiala intrattenitrice, che sicuramente è il nome di un porno italiano anni 80, Seth, la pecora campionessa di nuoto, Bethany, l'orso coraggioso, Gad, la capra avventuriera, probabilmente azteca, e Tamar, la tigre amabile.
PS, nei titoli di coda c'è un credito apposito, un ringraziamento speciale per un programmatore che è venuto a fare il modello di Tamar la tigre. Già, era proprio necessario perché ovviamente la tigre è un modello molto migliore di quello degli altri animali. Non è né peggiore né uguale, è molto meglio, bravo. Riesco a vedere perché l'avete ringraziato. Ah, non mi vengono le parole. Mare mantenista di comunità nordiche. Durante il caricamento il gioco ci dà dei piccoli trucchetti, dei piccoli tips per migliorare la nostra partita, come evita gli ostacoli, oppure prendi il cibo per andare più veloce e arrivare primo, senza dimenticare gli altri piccoli trucchetti da pro gamer, da hardcore gamer, come ispirare e espirare. Per quanto riguarda il gameplay, è un semplicissimo gioco di corse, solo che ci sono gli animali al posto dei veicoli e il cibo al posto dei power-up. Il problema più grosso se giocate con pad sul PC è sterzare, ma per grosso intendo enorme, ginormico, grande come la distanza che deve coprire Babbo Natale con la sua slitta per consegnare dal Polo Nord tutti i regali a tutte le case, a tutti i bambini del mondo. Una battuta un po' forzata, però è a tema, non rompete i coglioni. Dicevo, il problema è sterzare, perché se giocate con la tastiera tanto, ma con il controller per qualche motivo è lento, impreciso, frustrante. E ovviamente non c'è il menu delle opzioni, quindi non c'è niente che si possa fare al riguardo. Oh, che perfetta illustrazione grafica! Un suino con un cappello strano che sguazza nella merda. Una perfetta metafora di me che gioco a questo gioco. Durante tutta la gara Dio in persona farà la telecronaca, ma con una lentezza da farti scendere i coglioni fino a poterci giocare a golf. Al quarto posto, Tamara la tigre. Al terzo posto, Priscilla il maiale. Al secondo posto, quella gran troia baldracca e battona sotto sconto della madre del doppiatore. Babbo Natale, perché mi fai questo? Il gioco è stato programmato per essere così. Non era un glitch, non era un bug, era l'intenzione dei programmatori. Bravi! Bravi! Poi, per essere giochi amichevoli organizzati da Noè e Dio in persona, c'è una quantità inaudita di violenza. Bombe, armi, animali feroci, scorie radioattive. Sì, ne capisco il motivo però. Un sessantenne, un po' magruccio, vecchio, che in pochi giorni deve costruire con il legno un'enorme nave per metterci tutti gli animali del mondo. Non entreranno mai tutti, e cosa fai? Alcuni li lasci a terra? Non li fai entrare? Sarebbe scortese, facciamoli giocare tra di loro e uccidiamoli piano piano per il nostro intrattenimento. Oh oh oh, buon Natale! Quando vinci e arrivi primo, devi aspettare tutti gli altri. E si crea questo momento imbarazzante di silenzio tra Noè e il maiale. Quindi, un'arca per tutti gli animali, eh? Eh già, mettere le tigri insieme alle pecore? Già, continua così. Sì, una cerimonia per il vincitore, eh? Bene, ce la guardiamo tutta questa, ce la siamo meritata.
Ma cazzo, perché questo gioco? Perché esiste? Chi l'ha creato e con quale movente? Di movente si parla, perché questo qui è un assassino alle relativamente buone intenzioni dei programmatori. E del mio tempo, e della mia pazienza, e della mia salute fisica e mentale. Mi si stringe il cuore a pensare a tutti i bambini con una zia super religiosa che sotto l'albero di Natale gli ha fatto trovare una copia di Zurates per PC. E io non do la colpa del mio Natale rovinato a quei programmatori, o a quella zia, o a quei bambini. Do la colpa a quell'urido, unto, puzzolente, schifoso ciccione di merda che vive al Polo Nord. E se solo avessi modo per andare a trovare di persona io... La slitta è ancora lì. Sto arrivando, Babbo Natale, e ti darò tanti di quei calci sul tuo grosso e grasso... Allora ragazzi, Natale è arrivato, mangiate tanto, giocate tanto, bevete tanto, mangiate tanto. Non importa che giocate o di quale epoca, l'importante è che vi divertiate, da soli o in compagnia. Noi ci rivediamo a gennaio con altri luridi pezzi di merda dal passato da recensire. Adesso sono un attimo impegnato, sarà una vigilia molto indaffarata. Sto arrivando, stupido sacco di merda barbuto e rossiccio. Pezzo di merda. Ciao ragazzi, rieccomi a voi in borghese. Come ha detto Frankie, voglio augurarvi un buon Natale. Divertitevi, mangiate, bevete, fate cosacce, non mi interessa, basta che vi divertiate. Voglio ringraziarvi personalmente per tutto l'affetto che mi date e che mi avete dato in questo scorso anno. La frase più ricorrente che commentate sotto i miei video è: meriteresti più iscritti. Ma come spesso rispondo, finché avrò pochi iscritti ma di supporto affettuosi come voi, sono più che a posto. Quindi ci vediamo a gennaio con un altro sacco di merda e buon Natale.